mail te la mando comunque a fare, però ci sto fino a maggio. Ti posso salutare? Già! Oh! Non ti avevo riconosciuto. Prego, signora. Buongiorno. Allora, ci sono da 15, da 8 e da 20. Il Singapore è un civili e militari qui presente quest'oggi. È un appuntamento annuale, è un pellegrinaggio significativo. Lasciamo le strade della nostra città, i posti del nostro lavoro, del nostro impegno quotidiano, delle nostre famiglie, per una sosta così significativa. Qui è il luogo della verità. Il traguardo finale del nostro pellegrinaggio, dopo le soste significative del nostro cammino, qui riceve significato e luce. È il traguardo della nostra vita. E il dopodomani
delle nostre giornate spesso affannate e dei nostri momenti belli e meno belli della vita. Qui, nel silenzio del luogo, che non è solo silenzio tombale, perché le tombe parlano, defuntus ad loquitur, nel silenzio che ci invita all'accoglimento, noi meditiamo sul significato profondo della vita. È un pellegrinaggio che ci distoglie dalla distrazione degli affanni, dicevo, della vita, dei momenti anche duri dell'esistenza, e ci fa riflettere. Il luogo del riposo dei nostri cari, in attesa della risurrezione della carne, questo cemeterio che è il riposo, è il luogo che conoscerà la conclusione del nostro cammino. Non è un luogo di disperazione, è il luogo della speranza e quindi del maggiore impegno nella vita a essere noi stessi, a ritrovare l'identità più profonda dell'uomo e del cristiano. Le letture della Sacra Scrittura che abbiamo insieme ascoltato ci presentano questo motivo di grande speranza. Vede Isaia quel banchetto dell'incontro e quindi della gioia. Lì ogni lacrima sarà asciugata, dice il profeta. Le lacrime segnano anche nella vita dell'uomo, a parte la nobiltà del suo spirito, perché chi sa piangere ha una nobiltà profonda. Le lacrime segnano le ore in cui sperimentiamo una presenza, quella del Signore nella nostra vita. Asciugherà ogni lacrima, e la parola del profeta Isaia ha un confronto con la visione del veggente di Patmos, Giovanni, dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, quando appunto è detto, parlando dei cieli nuovi, della terra nuova, che non ci sarà più pianto né lutto. Questo noi lo pensiamo oggi, soprattutto oggi, per i nostri cari. Il tempo di prima è passato, c'è adesso l'Eterno. L'Eterno dove c'è questa tavola imbandita per la gioia di chi arriva, per l'incontro che è il sigillo a tutta la speranza dell'uomo, a tutta la ricerca dell'uomo, espressa mirabilmente dalle parole del più israelita: il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Ed ecco la visione beata di loro, del volto di Dio. Noi siamo ancora in cammino. La sosta, dicevo, dà un significato a questo nostro cammino. Ed è bello che proprio qui noi cristiani riscopriamo questo significato profondo: siamo figli di Dio, guidati dallo Spirito, ecco la parola dell'Apostolo. Vivere la nostra identità di figli significa saperci affidare nelle mani del Signore, che ci ha creati per amore e ci guida sempre come amore paterno. Con un cuore, direi, materno, ci guida nel cammino della vita, non sempre facile, non sempre facile. E poi l'attesa di un giudizio finale, che nel Vangelo di Matteo è meraviglioso, perché saremo giudicati sull'amore, saremo giudicati sull'amore. Quel comandamento che Gesù, venendo fra noi, ci ha ricordato dell'amore di Dio con tutto lo slancio della vita, e l'amore del prossimo come noi stessi. È un
pagina molto bella, perché ci impegna a guardare il nostro dopodomani misurandoci con la cifra più alta del Vangelo, che è l'amore. Ma è una pagina bella perché, vedete, non solo a noi cristiani, ma a ogni uomo di buona coscienza dà una speranza. Io la chiamo sempre la parabola dell'atrio pure, sapete perché? Perché come abbiamo ascoltato nel giudizio, il Signore dice a un certo punto, mi ha incontrato, mai, gli dice, non ti ho mai conosciuto, eppure sì. Quando aiutavi il povero, quando mi stavi disperati nelle situazioni difficili, mi hai incontrato, ero io anche se tu non lo sapevi. Che grande speranza per ogni uomo che vive la coscienza della sua umanità nel profondo. Noi siamo chiamati a incontrarlo, fratelli e sorelle, servendolo nei poveri, negli ultimi, in quelli che soffrono le ore difficili in un carcere, le ore difficili in un letto di ospedale, dove si esprime la vera umanità, non tanto nelle belle conferenze, sapete, nei dibattiti, ma nel gesto. Ecco perché l'uomo è grande, non per le chiacchiere che tante volte facciamo nelle nostre giornate, ma da quel saluto, da quell'abbraccio, da quel sorriso. Se al termine della nostra giornata, pensiamoci un poco, uno di noi può dire che oggi quella persona, dopo tante ore difficili, ha avuto un momento bello con me, ha sorriso, l'ho aiutato a sorridere, gli ho dato una mano nell'ora della difficoltà. Allora il sonno è più tranquillo per tutti e il giudizio di Dio sarà un giudizio bello. Vieni, anche se sulla terra non mi hai proprio conosciuto, mi hai incontrato ed ora è l'ora dell'incontro profondo. Vieni, stai accanto a me alla mia destra. Vieni, dirà ogni cristiano che non passerà la vita perdendosi in tante chiacchiere, in tante storie, ma nei gesti veri profondi, nell'incontrare, nell'aiutare, nel camminare insieme con chi ha più bisogno. Ecco, cari fratelli, perché questo pellegrinaggio, questa sosta del nostro pellegrinaggio è la sosta della verità dell'uomo. Qui le chiacchiere non servono più, anzi, non dicono nulla. Qui ci sei tu, uomo, dinanzi alla realtà della vita. Qui tu vuoi vivere quello che studiavamo nel catechismo come i nostri novissimi. Paradiso, l'inferno e il giudizio. Diceva quel catechismo di un tempo, memorare novissima tua e di l'eterno non peccabis. Ricordati della tua fine, del giudizio finale, non peccherai in eterno. Sarai nella giustizia di Dio, perché sei un suo figlio, guidato dallo Spirito, guidato dallo Spirito. Ed oggi voglio ricordare a tutti che questo nostro pellegrinaggio, nella sosta, ha un momento particolare. Il ricordo di quanti hanno dato la vita per questa nostra patria. Sì, la patria è paranobile, sapete. Ci fermeremo a deporre una corona, ma anche a deporre una preghiera, ricordandoli tutti, fino all'ultimo giovane che è Nassiria, operatore di pace, una missione di pace, ha pagato ancora un alto prezzo. Li ricordiamo, vedete, questi giovani, dopo i momenti ufficiali, ricordo quando ci sono
67 l'Italia si era fermata davvero. È brutto dirlo, ma lo devo dire. Adesso abbiamo fatto l'abitudine di questo bollettino di guerra, che è anche di sconfitta per certi aspetti, ma noi li ricordiamo, presentandole ancora al Signore, perché sono l'immagine più bella di un'Italia che è nazione di pace e che lavora e si impegna per la pace. Forse abbiamo pagato già troppo il prezzo alto per costruire la pace. Ed è il tempo, nella preghiera, di perdonare, ma anche di soccorrere con la nostra preghiera odierna le famiglie, le mogli, le madri, i padri, i figli di questi giovani che degnissimamente ci hanno rappresentato come un popolo mobile, come il nostro popolo. Una pace degna di essere rispettata, che è la nostra madre. Volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Facciamo due e due.